E come promesso la settimana scorsa, diamo il benvenuto e il bentornata anzi alla dottoressa D'Avanzo Enza, medico di base, docente della Total Look di anatomia, dermatologia ed igiene, ed è tornata con lei anche la nostra amica Raffaella Molinari, anche lei docente Total Look e si occupa di massaggi. Cara dottoressa, la chiacchierata della settimana scorsa ha sortito un grande interesse, è inutile negarlo, e sono arrivati alcuni sms che riguardano l'attenzione che dovrebbe essere messo sull'abbigliamento. Per esempio, una ragazza ci chiedeva se l'uso dei tacchi molto alti può facilitare la formazione di queste masse cellulitiche sulla gamba. Certo, sì, è importante sia l'abbigliamento e sia l'uso, appunto, nell'abbigliamento l'uso di abiti molto stretti, cinture, possono compromettere la circolazione, quindi andare sempre ad agire su quello che è l'elemento scatenante della cellulite, che è appunto l'alterazione, l'insufficienza vascolare, sia essa linfatica che sanguigna. In più l'utilizzo di scarpe molto alti, tacchi molto alti, possono anch'essi andare a rallentare appunto il discorso circolatorio, perché è importante che la pompa muscolare presente a livello delle gambe funzioni adeguatamente e quindi favorisca anche il deflusso sanguigno e linfatico. Quindi diciamo l'uso del tacco alto costante, ma quelli oggi il 12, di cui tanto senza si parla, la famosa parte davanti che bilancia un senza po' il plateau del potrebbe interferire negativamente e quindi favorire anche l'insorgenza di una cattiva circolazione. Parliamo di circolazione, che ripeto rappresenta l'elemento poi saliente, sì, scatenante, da cui poi deriva tutto il resto. Ecco Raffaella, quanto è importante invece che le ragazze conoscano, come abbiamo già visto, l'importanza dell'anatomia, perché devono sapere dove mettere le mani. Però, per esempio, anche un discorso riguardante la corretta igiene, la sana alimentazione, quanto è importante che le allieve dell'Accademia conoscano questi punti salienti? È importantissimo, perché diventeranno delle future estetiste, delle professioniste, quindi comunque devono, chiaramente loro non possono nella maniera assoluta dare delle diete. No, perché comunque ci sono delle dottoresse, quindi ci sono le dietologhe, le nutrizioniste che fanno il loro dovere, il loro lavoro, però possono comunque dare dei consigli per quanto riguarda l'alimentazione. Mentre per quanto riguarda, così come diceva la dottoressa, i tacchi alti, l'abbigliamento, anche le estetiste possono dare dei consigli, perché il tacco alto, ritornando al tacco alto, anche se avanti c'è il plateau e tutto quanto, però le ragazze o le donne in genere assumono una postura scorretta, quindi anche a livello di tutti i muscoli paravertebrali, quindi la schiena, possono comunque risentirne, quindi ci sono delle contratture e quindi anche in quel caso la circolazione è compromessa. Certo. Non solo agli arti inferiori, perché si pensa con il tacco alto solo agli arti inferiori, nella maniera più assoluta è tutto il corpo che ne risente. Quindi le cinture molto stretti, jeans molto stretti, perché ci sono tante ragazze che usano solo jeans, magari vanno a scuola e stanno sedute 5 ore con dei jeans molto stretti, a livello inguinale non fanno altro che provocare una costrizione, bloccare, perché proprio lì a livello inguinale abbiamo la stazione linfatica. Infatti tutte le ragazze, prima di eseguire qualsiasi tipo di massaggio, fanno lo sblocco delle stazioni linfatiche per far sì che tutti questi liquidi, con le manualità che si eseguiranno durante il massaggio, vadano nelle stazioni linfatiche più vicine e da esse poi agli organi motori, per poi far venire fuori tutte queste scorie metaboliche. Ecco dottoressa, quanto intanto continuiamo a vedere delle immagini registrate in una delle sale dell'Accademia della Total Look ad Andria, dove appunto la nostra Raffaella insegna e segue proprio il lavoro manuale di queste giovani promesse della materia sul territorio. Dottoressa, quanto è importante, questo è un fatto di cui abbiamo discusso anche con altre colleghe di Raffaella, bere acqua, tanta acqua durante la giornata.
È indispensabile berne almeno 2 litri al giorno. L'acqua serve sia per disintossicare dalle tossine appunto accumulate presenti, ma serve soprattutto per ridurre il ristagno di sale e di liquidi. Tant'è vero che oltre all'acqua, per esempio, è preferibile, questo rientra in alcune norme di educazione alimentare, ridurre il sale, preferire sali raffinati piuttosto sali integrali o iodati piuttosto che raffinati, preferire le proteine vegetali piuttosto che i grassi animali, antiossidanti presenti nella nostra alimentazione come la vitamina A, la vitamina E, la vitamina C, il selenio, che sono importantissimi, sempre per migliorare il trofismo sia della parete dei vasi sanguigni e quindi migliorare la circolazione venoso-linfatica. E poi ancora un'altra cosa importantissima, l'attività fisica, il nuoto, la cyclette, la corsa, la camminata sono importantissime. La vita sedentaria, lo stress, benedetto stress, soprattutto perché rallenta il metabolismo, facilita anche una cattiva circolazione. Quindi è tutto poi riconducibile a quello che ci dicevamo prima. Ecco, lei, dottoressa, si occupa anche di insegnare dermatologia. Raffaella, quante volte ti è capitato di trovarti di fronte una cliente che non aveva consapevolezza di avere un problema a livello proprio dell'epidermide? Direi tantissime, non solo a livello dell'epidermide, addirittura quando vengono, si recano da noi, quindi come ho detto prima bisogna fare un'anamnesi, è fondamentale l'anamnesi, quindi toccare, iniziare a toccare l'epidermide della cliente, perché quello è il primo passo e ci fa capire l'elasticità, se un viso è idratato, l'elasticità della pelle, se c'è un problema, quindi iniziamo a vedere se ci sono ipercromie, discromie, se ci sono dei capillari, se ci sono delle vene di calibro più importante. È chiaro, noi non possiamo fare grandi cose, noi estetiste, però possiamo consigliare la cliente a rivolgersi presso un medico specializzato, competente. Quindi tantissime volte, e proprio per questo, bisogna compilare questa scheda personale della cliente e annotare tutti gli inestetismi, perché per l'estetista sono inestetismi, non possiamo parlare di patologie perché riguardano il medico, annotare tutti questi inestetismi e in sede poi di relazione con la cliente per presentare il programma da eseguire, bisogna far notare alla cliente che abbiamo riscontrato tutti questi inestetismi e si può rivolgersi o al dermatologo o all'angiologo, dipende dal problema. Quindi, dottoressa, il campo della dermatologia ha insegnato a 360 gradi? Certo, sì. Perché noi cominciamo proprio inizialmente dallo studio dell'anatomia della pelle, per poi passare a tutte le patologie che possono riguardare sia la pelle che gli annessi. Quindi, per esempio, sottolineiamo spesso la necessità di osservare i nei, che molto spesso possono essere segno di patologie ben più gravi. Quindi innanzitutto si suggerisce alle ragazze nel corso degli studi di non traumatizzare i nei, perché il neo può sempre degenerare in una forma tumorale, ma poi di osservare eventualmente le modificazioni. Io spesso dico a loro in sede di lezione, voi siete magari più fortunate a dover osservare a quali modificazioni va incontro il nevo, di dimensioni, di colore, di forma, rispetto magari alla cliente stessa che per esempio non può osservarsi o non se ne rende conto. Proprio perché l'estetista ha la possibilità di incontrare la cliente piuttosto spesso per qualsiasi necessità di cui la cliente ha bisogno, ha anche la possibilità di registrare, osservare dei cambiamenti, e proprio loro potrebbero poi fare da tramite, quindi invitare poi la cliente a rivolgersi presso un medico o comunque dare un consiglio che nasce dalla loro capacità di discernimento, di distinguere una
lesione o una formazione che non c'era da una ex novo, da una che si è modificata. Ecco, noi queste sono studenti, studentesse, sono lieve, sì, meglio, sì, al terzo anno, sì, giusto? Sì, specializzazione, sì, sì, specializzazione, terzo anno, però in realtà cominciano ad avere conoscenza di queste materie già dal primo anno. Già dal primo anno. Ah. Sì. Nel primo e nel secondo anno si insegna l'anatomia, la dermatologia e l'igiene, e mentre nell'ultimo anno, per quanto mi concerne come materia, solo la dermatologia. L'igiene, per esempio, è altrettanto importante perché oltre a dare indicazioni su quanto l'ambiente dell'estetista deve essere sano, ecco, e non favorire, senso, certo, l'insorgenza di malattie, sì, perché loro hanno a disposizione attrezzi, strumenti che possono purtroppo essere contaminati, esatto, da sangue o da, esatto, altre forme di secreti, per cui a quel punto è necessario sterilizzare adeguatamente il materiale utilizzato per evitare di rappresentare poi una catena di contagio in altre malattie. Certo, certo. Bene, allora abbiamo concluso questo nostro appuntamento. Io spero di avervi presto con me. Vi ringrazio, la ringrazio, grazie, dottoressa, grazie Raffaella. Spero di avervi di nuovo, perché sono argomenti che, su cui alla fine non si finisce mai di imparare. A me non resta che augurarvi, come sempre, fortuna, mari tranquilli, buoni amici e buon voyage nel mare della vita. Ci vediamo domani, mi raccomando, non mancate. Buona giornata.